a tutti, benvenuti in questo percorso MOOC, che è appunto un corso online aperto e di massa, che rientra tra le attività che noi abbiamo organizzato nell'ambito del progetto Comunicazione del Fondo Sociale Europeo della Regione Siciliana. Nell'ambito di questo progetto noi gestiamo una linea anche la comunicazione online. Nell'ambito di questa linea è previsto un corso online aperto sulla nuova programmazione dei fondi europei, principi base dell'europrogettazione. I destinatari di questo corso sono tutti i cittadini e l'obiettivo del corso è quello di promuovere quanto più possibile una maggiore consapevolezza europea, anche facendo conoscere ai cittadini le opportunità di finanziamento che possono essere utilizzate a livello europeo. In particolare noi avremo dei focus proprio sul Fondo Sociale Europeo, che poi è il fondo che in qualche modo nell'ambito del quale viene organizzato questo percorso. Il percorso è interamente online, prevede 8 tappe di informazione e formazione che verranno erogate tramite dei webinar e avranno una durata complessiva di 16 ore. La data di inizio di questo percorso è oggi e terminerà il 6 maggio. I webinar si terranno ogni giovedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30. Come sapete, il corso viene poi erogato attraverso una piattaforma Moodle, all'interno della quale troverete anche dei materiali di approfondimento e principalmente ogni lunedì mattina troverete anche una sorta di quiz. Il quiz serve un po' a verificare le vostre conoscenze in merito alla lezione che avete appreso la settimana precedente. Non preoccupatevi per il quiz non incide assolutamente sull'attestato di partecipazione, è solo un modo per poter fare un'autoverifica sul proprio livello di conoscenza delle tematiche europee. Come sapete, verrà rilasciato un attestato. L'attestato verrà rilasciato a tutti coloro che avranno completato le attività per l'equivalente di almeno 11 ore su 16, che corrisponde a circa il 70% del monte ore totali. Quindi significa che dovete fruire di almeno 6 webinar. Questo può avvenire sia in modalità sincrona che in modalità asincrona, quindi vale sia la partecipazione ai webinar in presenza, ma anche proprio soltanto il seguire il webinar poi video registrato. Gli attestati di iscrizione si potranno scaricare alla fine del percorso, dopo che avrete ricevuto da noi una mail in cui vi diremo che la vostra presenza è stata attestata, dopodiché dovete compilare il questionario di valutazione e successivamente potrete, scaricare l'attestato di iscrizione. Tenete presente che il link di riferimento è il link della pagina attraverso la quale vi siete registrati, che è quella che vedete visualizzata in questo momento sulle slide. Cominciamo oggi con i professori Daniele Pasquinucci dell'Università di Siena e il professore Daniele Caviglia dell'Università di Enna, che ringrazio per questa loro partecipazione, che ci daranno un po' un quadro di quelle che sono state le principali tappe storiche dell'evoluzione dell'Unione Europea. Seguiranno poi altre tappe. Abbiamo l'11 marzo, dove parleremo dell'architettura istituzionale e dell'assetto attuale dell'Unione Europea. Il 18 marzo, dove invece avremo un focus sul Green Deal europeo. Anche qui si alterneranno professori sia dell'Università di Siena, ma anche delle università siciliane, e proseguiremo poi invece con un percorso un pochino più mirato alla progettazione europea. Con il 25 marzo sarete con me, parleremo di fonti di informazione dell'Unione Europea, dove in pratica cercheremo di capire come si cercano le opportunità europee, dove viene pubblicato il bando, come si fa a rispondere, quali sono i principali portali di riferimento. Avremo poi il 15 aprile una sessione dedicata al Next Generation EU,
che è appunto questo piano per la ripresa dell'Unione Europea. E poi invece parleremo il 22 aprile proprio nello specifico del Fondo Sociale Europeo, e quindi avremo un esperto Formez che farà un focus in particolare sul Fondo Sociale Europeo. E poi avremo il 29 aprile una tappa sulla panoramica dei principali strumenti finanziari diretti dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027, e finiremo con la collega Raffaella Scordino il 6 maggio, dove avremo una lezione su quelli che possono essere i primi passi nella progettazione europea, cioè come si prepara una proposta di progetto da far finanziare nell'ambito dei fondi di finanziamenti diretti dell'Unione Europea. Con questi primi passi nella costruzione europea, prego, professore. Sì, allora io innanzitutto vi ringrazio per questo gradito invito che ci dà modo di proseguire una collaborazione che abbiamo già avviato con un ciclo di seminari sui temi del populismo, e quindi ho accettato ben volentieri questa occasione per essere presente a questa vostra iniziativa. Dunque, io ho cercato di cercherò di sintetizzare, di schematizzare più che altro le principali tappe che hanno portato all'inizio e poi allo sviluppo del percorso di integrazione europea, arrivando fino alla metà degli anni Ottanta, dopodiché sarà il mio illustre collega dell'Università di Siena, Daniele Pasquinucci, a proseguire. E quindi ecco, ho pensato di aiutarmi con e aiutarvi soprattutto con alcune slide che possono darci un po' l'idea di cosa. Dei motivi innanzitutto per cui nell'immediato secondo dopoguerra si avvia questo percorso di integrazione europea. In fondo, se noi ci pensiamo da un punto di vista storico, prendendo in considerazione, diciamo, un arco temporale molto molto ampio, l'Europa nel corso della sua storia, il continente europeo, era stato federato solamente con la forza, in un certo senso. Possiamo pensare al caso dell'Impero Romano, naturalmente, e poi arrivando ai tempi a noi più vicini, possiamo pensare all'epopea napoleonica, che sebbene duri pochi anni, però anche in quel caso aveva portato di fatto ad un'unificazione politica del continente europeo, e poi l'ultima tragica esperienza che era stata quella del nuovo ordine mondiale nazista e dell'imposizione della Germania nazista anche sull'Europa continentale. Ma erano stati tutti tentativi più o meno violenti, ma in ogni caso imposti da un federatore esterno. Quindi la grande novità, direi, del processo di integrazione del secondo dopoguerra risiede nel fatto che si tratta invece di una libera scelta da parte dei paesi che decideranno poi di dare vita ai primi organismi comunitari. Quali sono quindi le ragioni più specifiche che portano a questo avvio di integrazione europea? Innanzitutto circolano delle idee che possiamo definire europeiste o più o meno federaliste, da tanti anni in Europa circolavano, potevano essere scrittori, pensatori a propagandarle, ma non vi è dubbio che quel tipo di idee rimangono ancora, direi, all'inizio del secondo dopoguerra, confinate ad un ambito molto ristretto, più che altro di intellettuali. Ci sono invece ragioni più pratiche che spingono alcuni leader dei maggiori governi europei a pensare di intraprendere questo nuovo percorso. Il primo motivo è certamente quello di sottrarre l'Europa ad una sorta di ripetizione dei propri errori, che erano quelli stati della Prima Guerra Mondiale e poi dell'ancora, se possibile, più tragica Seconda Guerra Mondiale, quindi cercare di trovare un modo per superare le tradizionali rivalità e per cercare di garantire la pace. Terzo motivo è naturalmente quello di cercare di promuovere la ricostruzione economica del vecchio continente, che era stato, come vedete dalle immagini, devastato
dal secondo conflitto mondiale, una ricostruzione che appariva difficile da mettere in campo singolarmente, mentre invece poteva, e in questo senso aveva un suo fascino anche l'esempio americano, diciamo così, si poteva pensare di ricostruire più velocemente e più efficacemente il tessuto economico europeo attraverso una collaborazione, almeno tra i maggiori paesi industrializzati dell'Europa. L'ultimo elemento alla base dell'avvio del processo di integrazione europea, ultimo ma fondamentale, è lo stimolo che viene dagli Stati Uniti, nel senso che i primi passi del processo di integrazione europea non direi che sono guidati dagli Stati Uniti, ma certamente fortemente incoraggiati. Quali sono le motivazioni che spingono gli Stati Uniti a sostenere con energia e con convinzione gli inizi del processo di integrazione europea? Naturalmente, io qui ne ho segnati tre molto schematicamente: le motivazioni ideologiche, cioè il fatto che ormai il mondo sempre più si avviava ad essere diviso dal confronto est-ovest e quindi anche diviso sulla base di due way of life, così erano stati definiti dal presidente americano Harry Truman nel suo famoso discorso del 1947, durante il quale elaborò la dottrina del contenimento, cioè due differenti way of life, stili di vita, che naturalmente comprendevano sia istituzioni politiche che istituzioni economiche di carattere profondamente diverso. Da un lato c'era il centralismo democratico e l'economia pianificata dell'Unione Sovietica, e dall'altra parte i regimi democratici e le istituzioni democratiche e, diciamo così, i regimi di libero mercato nella parte occidentale del mondo. Poi vi sono naturalmente motivazioni di carattere economico che inducono gli Stati Uniti a sostenere il processo di integrazione europea, nel senso che una veloce ricostruzione del tessuto economico europeo sarebbe stata funzionale anche al mantenimento degli alti livelli di produzione raggiunti dagli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. In altri termini, gli Stati Uniti si trovavano ad essere, alla fine del secondo conflitto mondiale, l'unico paese in grado di fornire un certo quantitativo ed un certo tipo di merci di cui l'Europa aveva disperatamente bisogno. L'Europa, però, per acquistare questo tipo di prodotti di cui aveva necessità, doveva necessariamente disporre delle risorse economiche, quindi doveva essere a sua volta in grado di rientrare virtuosamente in un circuito economico internazionale che andava ricostruito. Terza e ultima ragione che ho indicato, e che in parte abbiamo già visto contenuta nella prima, riguarda proprio lo scoppio della Guerra Fredda, e quindi c'è da parte degli Stati Uniti l'interesse a creare un blocco anticomunista in Europa che sia in grado di fronteggiare la spinta di Mosca. Qual è il primo passo fondamentale che porta, diciamo, a costruire la prima pietra sull'edificio comunitario? È la famosa dichiarazione Schuman. Schuman è questo personaggio che vedete calvo in questa seconda foto accanto a Jean Monnet. E Schuman era all'epoca ministro degli esteri francese, e durante questo famoso discorso che tiene nel salone dell'orologio al Quai d'Orsay, che è la sede del ministero degli esteri francese, illustra le linee guida di questo suo progetto, che è quello sostanzialmente di mettere in comune le risorse del carbone e dell'acciaio tra i tre maggiori paesi europei, e in più faranno parte poi di questo progetto anche i tre paesi del Benelux. Perché si tratta di una tappa fondamentale? Perché naturalmente questo discorso segna per la prima volta il tentativo poi riuscito di superare la storica tradizionale rivalità franco-tedesca, che aveva portato di fatto ad una serie
di conflitti sul vecchio continente. È importante ricordare anche che nel suo discorso Schuman fa capire che il percorso di integrazione europea ha molta più possibilità di essere concreto e di realizzarsi compiutamente nella misura in cui sia rivolto alla, diciamo, al raggiungimento di obiettivi ben concreti. E quindi questo significa che la strada del cosiddetto funzionalismo, cioè della politica di integrazione per settori, e in questo caso si tratta di una comunità del carbone e dell'acciaio, quindi molto limitata nelle sue funzioni, e nei suoi obiettivi. Solo in questo caso ci sarebbe stata effettivamente la possibilità di portare avanti il processo di integrazione europea, per cui si abbandonano un po' i grandi sogni federalisti degli inizi e si passa invece ad obiettivi più concreti, che sono d'altra parte obiettivi, come vedete, che vanno incontro anche agli interessi nazionali, e questo direi che è un dato da tenere presente durante tutto il lungo percorso del processo di integrazione europea, che è un misto, una commistione tra idealismo ed interessi nazionali, e non potrebbe essere altrimenti. Vi faccio qua alcuni esempi molto, molto pratici. Cioè il sostegno della Francia inizialmente ai congressi dei movimenti federalisti serviva in realtà per avere da un lato la collaborazione britannica in chiave europea e dall'altra parte anche per consolidare l'amicizia con Washington. Dall'altra parte possiamo fare altri due esempi: il sostegno francese ai progetti di unione doganale in realtà erano soprattutto funzionali al tentativo di frenare la ripresa economica tedesca, perché dietro i progetti francesi c'era sempre l'idea di rafforzare l'industria nazionale dell'acciaio, cioè un'industria pesante, importante nello sviluppo industriale. Come? Sfruttando soprattutto il carbone tedesco della Ruhr, e in questo senso si spiegava la creazione dell'autorità internazionale sulla Ruhr, finita la Seconda Guerra Mondiale. E così anche nell'ambito di quella che diventerà la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'alta autorità che avrebbe avuto in questo caso dei compiti, diciamo, sovranazionali, però per la Francia sarebbe stata di fatto la versione internazionale di quello che era l'ufficio pianificazione francese di sviluppo nazionale, che era stato guidato da Jean Monnet, e che avrebbe dovuto presiedere alla rinascita dell'industria pesante francese. Quali erano state invece le motivazioni di carattere nazionale che avevano spinto la Repubblica Federale Tedesca, l'Italia e i tre paesi del Benelux ad accettare la proposta di Schuman? Per la Germania, l'Europa e quindi la costruzione europea diventava la strada maestra per recuperare la piena sovranità nazionale, e naturalmente la partecipazione alla CECA avrebbe anche consentito ai tedeschi di abolire l'autorità internazionale sulla Ruhr, che veniva vista come una limitazione della propria sovranità nazionale. Inoltre, secondo motivo, il riavvicinamento alla Francia su un piede di parità consentiva alla Germania di reinserirsi gradualmente nel nuovo ordine internazionale dal quale era stata inizialmente esclusa, ed era visto che si trattava di un paese, almeno all'inizio, finché non recuperò una parte della sovranità, si trattava di un paese occupato dai vincitori. Terzo e ultimo motivo, anche in questo caso la partecipazione al processo di integrazione europea agli inizi, che vi ripeto è particolarmente sostenuta dagli Stati Uniti, diventava pure per i tedeschi uno strumento per migliorare i rapporti con Washington. Vediamo l'Italia. L'Italia perché accetta di entrare nella CECA? È un paese ex sconfitto, e quindi entrare su un piede di parità con la Francia e con la Germania in questo progetto avrebbe consentito all'Italia di subito riguadagnare uno status internazionale,
in pochissimo tempo dopo la sconfitta rovinosa della Seconda Guerra Mondiale. Anche per l'Italia era un modo per guadagnare credito presso gli americani. Inoltre si riteneva che la partecipazione alla CECA avrebbe portato dei vantaggi economici, uno su tutti, la possibilità di accedere allo sfruttamento del carbone della Ruhr. Questo non vuol dire che in Italia non vi siano state delle resistenze rispetto alla ipotesi di partecipare o meno. Pensate per esempio alla posizione dei grandi gruppi industriali dell'industria pesante italiana che in molti casi erano contrari a questa partecipazione perché temevano la concorrenza delle più grandi industrie francesi e tedesche del settore. E l'Italia riesce comunque ad ottenere alcune deroghe nell'applicazione di specifiche clausole alla fine del Trattato della CECA. I tre paesi del Benelux decidono di partecipare perché sono legati alla Francia e alla Germania da ragioni economiche e strategiche e perché anche per loro si tratta di una dimostrazione di buona volontà nei confronti degli Stati Uniti. Tutti questi primi meccanismi, questi primi organismi che vengono messi in piedi in questi anni, quindi il piano Marshall, ma soprattutto la gestione del piano Marshall, cioè poi quella che diventerà l'OECE, la CECA e l'Unione per i pagamenti internazionali, l'Unione Europea, scusate, per i pagamenti, innescano un circolo virtuoso perché incoraggia gli europei a lavorare insieme e non più a farsi solamente, la guerra. E quindi viene il 18 aprile del 1951 creata la CECA, che insomma si compone di una serie di organi, aveva come obiettivo quello della creazione di un mercato comune del carbone e dell'acciaio. Non tutti questi obiettivi vengono raggiunti, però possiamo dire che da un punto di vista politico si tratterà sicuramente di un'esperienza molto significativa perché innanzitutto nel breve periodo contribuisce a risolvere il problema della Ruhr e quindi dell'Alta Autorità Internazionale che era vissuta dai tedeschi come una menomazione della loro sovranità nazionale e a lungo termine servirà a istituzionalizzare il superamento della rivalità franco-tedesca. È un misto questa CECA, considerando le funzioni e i poteri dei diversi organi che la compongono, sarà un misto di sovranazionalità e metodo intergovernativo, cioè da un lato ci sono degli organi come l'Alta Autorità che godono di poteri effettivamente sovranazionali e dall'altra ce ne sono altri come il Consiglio Speciale dei Ministri che invece diciamo, hanno bisogno dell'unanimità per prendere delle decisioni e quindi in questo senso l'aspetto sovranazionale è molto più limitato. Il successo della CECA, ma soprattutto le necessità legate agli sviluppi della guerra fredda fanno pensare ad un certo momento, siamo sempre all'inizio degli anni 50, che sia possibile dare una accelerazione energica al processo di integrazione europea. Ah, scusate, io vi volevo chiedere, devo guardare il conto alla rovescia per regolarmi sulla durata del mio intervento? Sì, deve guardare il controllo rovescio, ma ancora abbondantemente 30 minuti. L'unica, Ah, va bene. sì, noi, io chiederei solo se possiamo avere noi di nuovo, prima proprio di finire definitivamente la giornata, 10 minuti, perché stavamo pensando di far rivedere la piattaforma, visto che non siamo riusciti a fare il collegamento prima. Va bene, io cercherò di essere, No. insomma, finisco alle 10:30, conto Sì. di finire alle Niente, 10:30, va sì, bene? non si preoccupi. Allora, dicevo, all'inizio degli anni 50 c'è anche a un certo momento, per ragioni che non sto a spiegare, per ovvi motivi di tempo, ma c'è l'idea di far fare a questo processo di integrazione europea un salto qualitativo importante nel corso dei negoziati che portano all'approvazione della Comunità Europea di Difesa, cioè addirittura c'è il progetto di creare un esercito comune, un esercito europeo. Si rivelerà un progetto troppo ambizioso, prevedeva anche nell'articolo 38, che tra l'altro era stato voluto con energia da De Gasperi, un domani la creazione, di un Ministero della Difesa comune, nonché di un Parlamento europeo. Si tratterà però di un progetto per diverse ragioni, che anche qui non ho il tempo di approfondire, destinato al fallimento nel 1954. Quindi
Possiamo dire che il rilancio che avviene con la conferenza di Messina, il rilancio dell'integrazione europea, è il frutto in qualche modo di una cocente delusione, cioè la delusione che derivava dalla mancata approvazione da parte del Parlamento francese del progetto della CED, cioè della Comunità Europea di Difesa. E allora, come si rilancia il progetto europeo? Si rilancia attraverso il recupero di del cosiddetto memorandum del Benelux, il quale prevedeva, era una proposta che veniva dai piccoli paesi che compongono appunto il cosiddetto Benelux, quindi dal Belgio, dall'Olanda e dal Lussemburgo, era una proposta di creare, sempre tra i paesi che partecipavano, tra i 6 paesi che partecipavano in quel momento alla CECA, di creare una comunità per l'energia atomica e anche, diciamo, una unione doganale limitata, almeno si pensava inizialmente, al settore industriale. Queste due proposte vengono fuse in un unico progetto e diciamo che per ragioni diverse tutti i paesi danno risposte comunque positive, il che non significa che il negoziato che porterà poi alla firma dei famosi trattati di Roma del 25 marzo del 1945 non sia stato un negoziato difficile. Lo è stato perché, come vi ho detto, sempre durante il percorso di integrazione europea si intersecavano due piani, cioè quello dell'idealismo, ma quello anche della no naturale e pragmatica difesa degli interessi nazionali. E allora su una serie di temi ci sarà la necessità di confrontarsi diplomaticamente, a volte anche con asprezza, per arrivare poi finalmente ad un compromesso. Il primo caso è il più eclatante, il tema dell'agricoltura. Come sapete, almeno per un lungo tratto della storia del processo di integrazione europea, la politica agricola comune costituirà il fulcro delle attività a livello comunitario e la stragrande maggioranza del bilancio inizialmente era proprio dedicato a questo tipo di attività. Perché l'agricoltura inizialmente rappresenta un ostacolo sulla strada dei trattati di Roma? Perché ci sono evidentemente interessi nazionali diversi. Chi è che vuole includere l'agricoltura tra, diciamo così, i settori da comunitarizzare? È la Francia, soprattutto, perché la Francia aveva un problema, nel senso che aveva un enorme settore agricolo e di allevamento, dedicato anche all'allevamento, ma che nell'Europa del secondo dopoguerra non era più concorrenziale rispetto alle merci e rispetto ai prezzi degli stessi prodotti che venivano commerciati da altri paesi extraeuropei. Faccio degli esempi concreti: il grano che veniva dagli Stati Uniti costava molto meno del grano prodotto in Europa. La carne bovina proveniente dall'Argentina costava molto meno rispetto alla carne francese. E allora, siccome si trattava però di gruppi anche politicamente ed elettoralmente molto influenti, la Francia vuole proteggere diciamo, lo standard di vita di questi settori della propria società e quindi si mette in piedi a livello comunitario che cosa un domani? Si mette in piedi la politica agricola comune che non è altro che una, diciamo così, un tentativo di, cioè più che un tentativo, una serie di compensazioni e di aiuti che vengono dati agli allevatori, agli agricoltori europei per renderli abbastanza concorrenziali sul piano internazionale. È un po' uno scambio politico che si fa. In fondo anche oggi viviamo questo, nel senso che molti prodotti, se non fossero tassati all'ingresso dell'Unione Europea, molti prodotti provenienti da paesi extraeuropei, se non fossero tassati, costerebbero molto, molto, molto meno. Ma questo naturalmente manderebbe in rovina una gran parte del settore agricolo e zootecnico dell'Europa. È una scelta politica. E così, diciamo, altri temi molto dibattuti durante il percorso che porterà poi ai trattati di Roma saranno quelli dell'inclusione dei territori d'oltremare, del tipo di protezioni sociali da accordare ai lavoratori
dei paesi coinvolti e anche il tema della libera circolazione delle persone e dei capitali, consentirla o non consentirla. Vi faccio notare che l'Italia su questo porterà un contributo importante e si batterà molto per, diciamo, consentire la libera circolazione delle persone e dei capitali. Perché? Perché l'Italia è più buona degli altri paesi? No, perché l'Italia ha anch'essa un suo interesse nazionale molto chiaro, che è quello innanzitutto di cercare di risolvere in una cornice europea il tema della disoccupazione, cioè questi lavoratori italiani disoccupati, soprattutto del sud, dove vanno? Mandiamoli in Europa. Il secondo tema, la libertà di circolazione dei capitali. Perché? Perché l'Italia è un paese tradizionalmente povero di investimenti privati e quindi si pensava in questo modo di incrementare gli investimenti dall'estero. Per cui, come vedete, idealismo ma anche realismo. E in questa cornice si arriva alla firma dei famosi trattati di Roma del 1957. Perché dico sempre trattati di Roma? Perché appunto si trattava di due trattati distinti, cioè da un lato la comunità, l'Euratom, cioè la comunità che avrebbe dovuto avere come obiettivo quello di sviluppare, la ricerca e la produzione di energia atomica, con fini pacifici, e dall'altra parte quello che diventerà poi la comunità economica europea, che si componeva, di una serie di istituzioni comuni, la Commissione europea, il Consiglio dei Ministri, il Parlamento, la Corte di giustizia delle comunità europee. Gli obiettivi di medio e di lungo periodo di questo nuovo organismo internazionale erano quelli di creare una unione doganale, un mercato comune e anche di sviluppare delle politiche comuni, più o meno abbozzate all'epoca, o più o meno concrete come era la politica agricola comune, ma anche una politica commerciale comune, una politica di formazione professionale e una politica comune dei trasporti. La comunità europea negli anni successivi si deve confrontare, da un lato, è vero, con i successi, soprattutto da un punto di vista economico, perché? Perché di fatto i dati mostrano una crescita importante del commercio intracomunitario, cioè tra i paesi che fanno parte della comunità. E questo era dovuto naturalmente al successo di questo inizio di creazione di un mercato comune e quindi l'abbattimento delle barriere al commercio, che potevano essere barriere doganali, potevano essere legate al tema delle quote, oppure potevano essere legate al tema delle certificazioni necessarie per i prodotti in ingresso. Quindi c'erano tanti modi per limitare il commercio e invece in questo senso si cerca di abolire o di ridurre il più possibile queste difficoltà. E quindi ci sono, diciamo, c'è un successo effettivo da un punto di vista economico e c'è il miglioramento del tenore di vita di tutti questi paesi che fanno parte della comunità. Però dall'altra parte ci sono anche delle sfide da cercare di affrontare. Per esempio l'arrivo al potere in Francia del generale De Gaulle, che diventerà poi presidente della Repubblica, riformerà lo Stato, ma nello stesso tempo De Gaulle non era sicuramente un anti-europeista, non intendeva tornare indietro sotto questo profilo, ma aveva un'idea, di un certo tipo di quella che doveva essere l'evoluzione delle comunità europee. E quindi diciamo che il rapporto tra De Gaulle e soprattutto le istituzioni comunitarie, e in particolare la Commissione europea, sarà sempre un rapporto conflittuale. Così come conflittuale sarà il rapporto tra la Francia di De Gaulle e la Gran Bretagna, che a un certo punto decide di cambiare il proprio atteggiamento nei confronti delle istituzioni comunitarie. Era stata invitata a prendere parte sia alla CECA che ai trattati di Roma, ma la Gran Bretagna aveva sempre declinato per una serie di ragioni. Quando poi capisce che si tratta di un esperimento di successo, chiede di entrare e a quel punto, invece, per un'altra serie di motivazioni che non ho il tempo qui di approfondire, sarà la Francia ad opporsi. Così come la Francia si oppone ad un cambiamento della metà degli anni 60, più o meno,
che doveva riguardare le forme di finanziamento della politica agricola comune che in teoria dovevano diventare più autonome rispetto ai contributi dei singoli stati. E su questo la Francia si oppone dando luogo ad una crisi che è denominata la cosiddetta crisi della sedia vuota, cioè quando il rappresentante francese non partecipava alle riunioni della Commissione. Quindi sono anni anche difficili quelli della seconda metà degli anni 60, quando poi si arriva finalmente ad un momento di svolta in senso positivo rispetto sempre al processo di integrazione europea, che è quello della fine degli anni 60 e del cosiddetto vertice dell'Aia del dicembre del 1969, che è il frutto, diciamo così, di una serie di cambiamenti che si sono fatti strada nel corso della seconda metà degli anni 60. Cambiamenti di carattere internazionale, globale, pensate ai movimenti di protesta degli anni 60, pensate alle ripercussioni dell'impegno americano in Vietnam, pensate alla crisi ormai dichiarata del sistema monetario internazionale, pensate all'inizio di un dialogo tra Mosca e Washington, cioè ci si avvia verso l'epoca della distensione, pensate al fatto che l'Europa viene coinvolta in questo processo di dialogo con Mosca e diciamo mette in piedi anche una sua versione, possiamo dire, regionale della distensione che è la Ostpolitik tedesca. Insomma, tutti questi cambiamenti spingono i leader europei a pensare che sia il caso di puntare sul rilancio del processo di integrazione europea e sia il caso di far fare a quest'ultimo un salto di qualità. Tanto è vero che, diciamo, nel corso della conferenza dell'Aia vengono prese una serie di decisioni e soprattutto ci si pongono una serie di obiettivi che sono quelli che ho riassunto in questa slide: completamento, cioè trovare un accordo sul proseguimento sulle modalità di prosecuzione della politica agricola comune, un incremento del ruolo del Parlamento europeo. Poi l'altra parola chiave è quella dell'approfondimento. È per la prima volta all'Aia, per esempio, che si parla dell'ipotesi di un'unione economica e monetaria. Poi della creazione di una politica di cooperazione in politica estera, di una politica sociale europea, di una politica regionale europea. E infine l'ultimo tema, l'allargamento, cioè dare il consenso alle richieste di adesione che vengono dalla Gran Bretagna, sempre, dalla Danimarca e dall'Irlanda. Dunque, alla fine degli anni 60 si procede a questo rilancio dell'integrazione europea in diversi aspetti dell'attività comunitaria. Quindi completamento, approfondimento e infine anche allargamento. Che bilancio possiamo dare di questi primi anni? Alcuni di quegli obiettivi vengono raggiunti, altri sicuramente segnano il passo. Effettivamente possiamo dire che da un punto di vista più generale, alla fine degli anni 70, l'Europa appare in una situazione di stallo, dovuta sia ad eventi di carattere internazionale, come per esempio la caduta dello Scià di Persia, l'arrivo di Khomeini al potere in Iran e quindi anche il secondo shock petrolifero che determina un'altra crisi dell'economia mondiale, dell'economia europea in particolare, la fine della cosiddetta distensione di cui abbiamo parlato prima e l'inizio invece della cosiddetta seconda guerra fredda, cioè un rinnovarsi della tensione tra Mosca e Washington, uno scenario politico tutto sommato sfavorevole al processo di integrazione europea, penso alla vittoria dei socialisti in Grecia che sono contrari per esempio all'adesione della Grecia, almeno inizialmente all'adesione della Grecia, piuttosto che l'arrivo in Gran Bretagna di questa signora che vedete qui, che è naturalmente Margaret Thatcher, e poi c'è da segnalare anche sul piano interno comunitario una certa inerzia delle istituzioni comunitarie. Problemi infatti ve ne sono e sono anche concreti, come la questione del cosiddetto rebate britannico, il famoso slogan di Margaret Thatcher, I want my money back, voglio indietro i miei soldi,
significava che, a giudizio della Premier britannica, ma anche di gran parte dell'elettorato inglese, la Gran Bretagna, diciamo che dava al bilancio comunitario molto più di quello che riceveva in cambio, ed era in parte vero. Fatto sta che questo ha innescato una polemica molto dura, molto aspra, e che si protrasse diversi anni e che poi portò finalmente ad un accordo sulla rimodulazione, ecco, del contributo britannico alle attività delle comunità europee. Anche la vittoria, ripeto, dei socialisti in Grecia è un pericolo, così come segnali di difficoltà vengono dal processo di avvicinamento della Spagna e del Portogallo, che sono interessate ad entrare nella comunità, ma diciamo che la loro richiesta incontra alcune resistenze. Pensate, per esempio, alle resistenze dell'Italia, perché l'Italia sa benissimo che un eventuale ingresso di Spagna e Portogallo avrebbe ridotto i contributi a favore dell'Italia per quanto riguardava un certo tipo di produzioni agricole, vino e olio su tutti, e queste sarebbero avrebbero i nostri i fondi si sarebbero dovuti dividere anche con gli spagnoli e con i portoghesi. Erano cose che si sapevano, ma che magari non si potevano dire a voce alta, d'accordo? Però, tutto sommato, malgrado tutte le difficoltà che abbiamo brevemente elencato, il progetto europeo tiene e finalmente si arriva all'ingresso della Grecia, all'elezione diretta del Parlamento europeo, che è un altro segnale importante di vitalità delle istituzioni comunitarie, nonché all'adozione del cosiddetto sistema monetario europeo, che è diciamo, una riedizione di un vecchio progetto più flessibile, ma che doveva cercare di creare come idea un'area di stabilità monetaria in Europa che si opponesse alle continue oscillazioni, soprattutto del dollaro. E si arriva così all'inizio degli anni Ottanta ad una, anche qua sono quasi giunto al termine, quindi credo proprio che riuscirò a rispettare la scadenza che mi ero proposto. Si arriva all'inizio degli anni Ottanta, quando si assiste ad una nuova rivitalizzazione del processo di integrazione europea. E a cosa è dovuto questo rilancio? È dovuto innanzitutto ad un nuovo approccio verso i temi europei che l'allora presidente socialista francese François Mitterrand, che qui vedete ritratto in quella famosa foto, quando si dà la mano con Helmut Kohl, che era allora l'allora cancelliere tedesco. Ebbene, Mitterrand aveva un po' cambiato la sua politica nei confronti dell'Europa dopo un inizio in cui aveva governato insieme ai comunisti in Francia, e adesso l'Europa, diciamo, che non aveva rappresentato in quella fase uno dei suoi punti di interesse, mentre invece la svolta che avviene, direi, a partire dall'82-83, soprattutto, farà sì che l'Europa diventerà uno dei temi veramente prioritari dell'azione politica di François Mitterrand. È dunque chiaro che a quel punto il rilancio dell'asse franco-tedesco nel promuovere un rilancio a sua volta del processo di integrazione comunitaria sarà decisivo. Poi finalmente giunge a conclusione il tema del rebate, cioè del contributo britannico alle spese comunitarie. Così come si trova finalmente un compromesso sul tema dell'ingresso della Spagna e del Portogallo, e poi altri due aspetti che vi segnalo che contribuiscono al rilancio del processo di integrazione europea sono il forte attivismo della Commissione europea, che in quegli anni comincia a essere presieduta da un personaggio importante, influente, che è Jacques Delors, che era stato anche collaboratore di Mitterrand, diciamo, sul piano economico. E poi c'è da segnalare anche il forte attivismo del Parlamento europeo. E allora, in questa atmosfera di rilancio, diciamo così, e di speranze rinnovate,
ci si sta avviando verso l'atto unico europeo, che è l'ultimo argomento di cui parlerò. Ci sono anche condizioni internazionali, diciamo, che contribuiscono a spingere i leader europei su questa strada. Cioè non c'è solo l'ingresso della Spagna e del Portogallo o l'attivismo di Jacques Delors di cui abbiamo già parlato, ma ci sono anche dei temi di carattere più generale che li inducono a prendere in considerazione seriamente l'idea di dover far fare al processo di integrazione europea un salto di qualità. E quali sono questi altri elementi? Ve ne ho segnalati due: l'impatto crescente del processo di globalizzazione. Quindi globalizzazione significa sì maggiori opportunità, ma anche rischi di una competizione più aggressiva da parte di altri paesi, competizione naturalmente di carattere commerciale e finanziario. Questo che cosa significava? Che l'Europa si doveva dotare degli strumenti per essere altrettanto concorrenziale. Altro elemento di carattere internazionale che contribuisce al rilancio dell'integrazione europea è senza dubbio l'arrivo di Gorbaciov nell'85 alla guida dell'Unione Sovietica, l'inaugurazione della sua politica di glasnost e perestroika, di riforma, diciamo, di limitato direi successo, ma che insomma fa pensare che qualcosa stia cambiando nel quadro della guerra fredda e che quindi sia necessario dare all'Europa delle strutture e delle capacità maggiori di incidere su uno scenario internazionale in movimento. E così si arriva finalmente nel febbraio del 1986 all'adozione del cosiddetto Atto Unico Europeo, che cosa prevedeva in estrema sintesi? L'estensione del voto a maggioranza qualificata su molte misure che dovevano portare all'attuazione del mercato unico, e il mercato unico era l'obiettivo, cioè la creazione, diciamo la finalizzazione, un brutto termine, diciamo il completamento del mercato unico era l'obiettivo prioritario dell'atto unico europeo. Poi si prevedeva anche l'estensione dell'autorità legislativa del Parlamento e veniva introdotta la procedura di cooperazione tra Parlamento e Commissione in alcune aree del mercato unico. Un maggior peso veniva dato alla coesione politica, cioè alle politiche di coesione, di aiuto di alcune categorie o di alcune zone. Veniva inclusa per la prima volta tra le politiche da condurre a livello europeo la politica ambientale, e questo era certamente il frutto di una nuova sensibilità sui temi ambientali. Poi si cercò di rafforzare la cooperazione in politica estera, qui direi con scarso successo, e poi c'era nell'atto unico europeo un accenno a una politica monetaria unica, che però in quella fase era più che altro simbolico. Allora, chiudo con quest'ultima slide. Perché l'atto unico europeo è importante? Perché innanzitutto, per la prima volta, il tema della comunità europea, il tema dell'Europa, diventa un tema di larga diffusione. Certamente, tutti erano a conoscenza del processo di integrazione europea, tutti intendo dire le opinioni pubbliche europee, però è anche vero che erano temi alla fine di cui si dibatteva sempre in ambiti e in circoli più ristretti. Mentre invece adesso, secondo punto, lo slogan del 1992, che doveva essere la data entro la quale completare finalmente la costruzione del mercato unico, cattura davvero l'immaginazione popolare. E si tratta di progetti che sono sostenuti diciamo, da diversi ambienti. Anche per esempio gli ambienti della grande industria europea sono molto favorevoli ad accelerare il passo nella creazione del mercato unico. Penso in questo senso all'azione, per esempio, del capo della Volvo Gillingham per cercare di promuovere a tutti i costi il mercato unico europeo. Ed inoltre l'ultima cosa che direi è che questo atto unico europeo, sebbene non in forma compiuta, non in forma esaustiva, ma certamente segna, o per meglio dire, indica alcuni passi verso il sovranazionalismo, se non proprio federalismo, ma insomma, si cerca soprattutto attraverso l'attribuzione di maggiori poteri al Parlamento europeo di stimolare un percorso in questo senso. Sono stato un po' veloce, però
Però ecco, avendo a disposizione non troppo tempo e dovendo coprire un ambito cronologico piuttosto vasto, ho cercato così di darvi un'idea, di quelle che furono le tappe principali, limitate a questo periodo. Dopodiché, se vorrete, se avremo tempo, ci potremo tornare o approfondire alcuni aspetti. Grazie mille per la vostra attenzione e lascio la parola al mio amico e collega, Professore, Daniele Pasquinucci, credo, non so, non ero perso. grazie Grazie. mille, ma noi sappiamo che la storia non finisce qui, ma prosegue con il professor Daniele Pasquinucci dell'Università di Siena. Chiedo gentilmente alle colleghe di caricare le slide e al professor Pasquinucci di attivare la webcam e il microfono per continuare questa nostra storia. Grazie professor Paviglia, è stato un intervento molto interessante, ci ha fatto un po' comprendere quali sono state le tappe più difficili della nostra storia. Professor Pasquinucci, prego, lascio la parola a lei. Sì, buongiorno a tutti. Prima di tutto grazie per l'invito a questa iniziativa e grazie in particolare alle dottoresse Salvi, Scordino e Gasbarra per l'aiuto che mi hanno dato e appunto per l'invito e per aver organizzato questa iniziativa. Spero che mi sentiate bene, prima di tutto. Il mio intervento riprende da dove ha concluso il collega professor Caviglia, collega amico, anch'io ci tengo a sottolineare questo aspetto, amico nonostante sia un collega, mi verrebbe da dire, che diciamo, la mia presentazione riguarderà il periodo compreso tra l'inizio e l'avvio del mercato interno, il mercato unico, promosso dalla Commissione Jacques Delors, presieduta da Jacques Delors, ma ovviamente promosso anche dagli Stati che allora componevano la Comunità Europea, in particolare dall'asse franco-tedesco, che come vedremo è sempre stato decisivo. Io non sto ancora vedendo le mie slide, comunque vado avanti sperando che riusciate a caricarle. Dico subito. Chiedo scusa, il motivo è che le stiamo caricando, ci sta Ok. mettendo molto tempo perché sono piene di immagini, quindi il sistema fa un po' fatica a No, caricarle. va bene, comunque Prego. vado avanti lo stesso. Dirò subito che anche la mia presentazione ovviamente sarà una presentazione che dovrà in qualche modo contemperare la necessaria precisione e con il poco tempo che ho a disposizione. Il periodo che copro è di circa 30 anni, quello appunto che va dalla fine degli anni 80 fino più o meno ai giorni nostri, e questo periodo trentennale è un periodo in cui la storia ha conosciuto un'accelerazione, come si dice, perché molti grandi, straordinari, e non è retorica dirlo, epocali fenomeni storici, in particolare uno, come vedremo, si sono dipanati in questo periodo. E quindi in alcuni passaggi sarò necessariamente sintetico, forse anche un po' erratico, mi scuserete, ma come Daniele Caviglia, anche io sono ovviamente a disposizione per chiarimenti e precisazioni qualora ce ne fosse bisogno nella parte conclusiva quando potremo rispondere e lo faremo evidentemente molto volentieri alle vostre domande. La mia analisi copre appunto il periodo che va dalla fine degli anni 80 ai giorni nostri, farò alcuni riferimenti ad alcuni avvenimenti importanti accaduti nell'ambito del processo di integrazione europea e dell'Unione Europea in tempi molto molto recenti e cercherò di analizzare questi anni avendo come filo conduttore il contesto storico, politico generale. Noi siamo abituati ad analizzare, molti sono abituati a pensare o ad analizzare il processo di integrazione europea, la storia della comunità e poi dell'Unione Europea, come processi chiusi in se stessi che si spiegano da soli in qualche modo. In realtà, come del resto si è evinto con grande chiarezza da quanto ha detto il collega Daniele Caviglia, il processo di integrazione europea è un processo che può essere compreso soltanto se si tiene conto del contesto generale complessivo nel quale esso nasce e si dipana. Quindi il contesto, che sarà, come vedremo, fondamentale in questa storia, e poi l'altro concetto, diciamo, che vorrei utilizzare per
analizzare questi anni è quella della complessità, perché il processo di integrazione europea è da sempre complesso, è un processo che implica vari livelli di analisi, ha una serie di implicazioni, come abbiamo visto, economiche, politiche, ideologiche, sociali, persino culturali. Questa caratteristica di complessità, della complessità, dal mio punto di vista, è persino enfatizzata e accresciuta negli anni, appunto, di cui mi occupo in questa presentazione. E la complessità, e questa sarà, diciamo, una sottocategoria che cercherò di impiegare e che credo emergerà con chiarezza, almeno spero, in questa presentazione, questa complessità si collega all'ingresso, credo che si possa usare questa espressione, della opinione pubblica dei cittadini all'interno del processo di integrazione europea. Come ha ricordato prima il professor Caviglia, alla conclusione del suo intervento, con l'approvazione dell'atto unico e l'avvio del processo che avrebbe dovuto portare, che portò il 1 gennaio 1993 alla nascita del mercato interno, l'integrazione europea divenne un tema dibattuto, divenne un tema nei confronti del quale le opinioni pubbliche manifestavano un grande interesse per la prima volta. Non ho purtroppo cuffie, microfono, auricolari con me, quindi spero che riusciate a sentirmi in modo sufficiente, cercherò di parlare con la voce più alta, mi scuso per questo. Uno storico, Desmond Dinan si chiama, ha scritto un libro, Europe Recast, nel quale ha scritto che il nome di Jacques Delors divenne un nome familiare nelle case degli europei. Era la prima volta nella storia che il nome del Presidente della Commissione europea diveniva popolare tra gli europei. Questo non era mai accaduto prima. Lo slogan 1992, come ha detto prima, come ha ricordato prima Daniele Caviglia, divenne uno slogan anch'esso molto popolare, e da lì in avanti, come vedremo, il processo di integrazione europea, per tutta una serie di ragioni, è divenuto un processo che con sempre più difficoltà può evitare di tenere conto delle opinioni dei cittadini. Io inizierei la mia analisi con una slide che dimostra un concetto avanzato, promosso, proposto da Tommaso Padoa-Schioppa. Tommaso Padoa-Schioppa era un economista italiano, un membro, fu responsabile della divisione affari economici e monetari della Commissione europea, fu uno stretto collaboratore di Jacques Delors, quindi del presidente della Commissione europea, e fu molto impegnato e giocò un ruolo molto, molto, molto importante nel processo che avrebbe condotto alla unificazione economica e monetaria. Con l'approvazione dell'atto unico e poi il processo che porta nel 1993 al mercato interno, associato a questo processo, prende il via un altro importantissimo processo, che ripeto era adesso strettamente collegato, ed è quello che con il trattato di Maastricht avrebbe portato all'inizio della unificazione economica e monetaria e poi tra la fine degli anni 90 e l'inizio del secolo successivo all'adozione della moneta unica, e cioè dell'euro. C'erano molte ragioni che spingevano a favore della nascita dell'euro. Ovviamente la nascita dell'euro, la moneta unica, è parte importante della storia dell'integrazione europea, compresa negli anni di cui vi parlo. E inizialmente l'idea di associare il mercato interno alla nascita di una moneta unica, in realtà di moneta unica, o per me, per essere più corretti, di unione, unificazione economica e monetaria, si parlava da molto tempo dentro il processo di integrazione europea, dalla fine degli anni 60, ma l'UEM, cioè l'unificazione economica e monetaria, e una moneta unica diventano un obiettivo non solo
auspicabile almeno per gli europeisti, ma razionale, logico, proprio perché tra il 1986-87 e il 1993 prende via il processo che avrebbe portato al mercato interno. Questa idea di una logica, di un logico esito dell'unione economica e monetaria e dell'euro come logico esito del mercato interno era portata avanti soprattutto dalle persone che lavoravano nella Commissione europea, non solo da loro evidentemente, e tra questi vi era Tommaso Padoa-Schioppa, che pone la questione in termini, vorrei dire, professorali e tecnocratici in qualche modo, in termini di logica e razionalità economica e monetaria. Tommaso Padoa-Schioppa, e la sua idea è subito accolta da Jacques Delors e da coloro che promuovevano l'unificazione economica e monetaria in Europa, sosteneva che esistesse un quartetto inconciliabile. Questo quartetto inconciliabile scaturiva dalla impossibilità per la comunità europea di perseguire la piena libertà degli scambi commerciali, e quindi appunto il famoso mercato interno, la completa mobilità dei capitali, anch'essa prevista dal mercato interno, che ripeto sarebbe stato adottato nel 1900, sarebbe entrato in vigore nel 1993, la stabilità dei tassi di cambio, che era diciamo, sancita e perseguita all'interno del sistema monetario europeo, che era entrato in vigore nel marzo del 1979, e accanto a tutto questo, obiettivi previsti e realtà esistenti come il sistema monetario europeo, era impossibile che tutto questo si conciliasse con una totale sovranità, e quindi totale autonomia nazionale nella condotta delle politiche monetarie. La sovranità assoluta nell'ambito monetario era inconciliabile con la strada che era stata presa dalla Comunità Europea. Strada che, è sempre bene ricordarlo, era stata presa per volontà, certo, e con l'ausilio, cooperazione della Commissione europea, ma che in primo luogo discendeva dalle decisioni che erano state prese dai governi degli Stati membri, e non solo dalla Francia e dalla Germania occidentale al tempo, ma da tutti gli Stati che allora componevano la Comunità economica europea. Quindi, diciamo, tra il 1888 e il 1889 prende il via un processo di studio, di definizione e di elaborazione di proposta per la nascita della moneta unica e della unificazione economica e monetaria. Chi si occupa di proporre questo disegno, di avanzare questo disegno che poi ovviamente avrebbe dovuto essere analizzato, eventualmente emendato e poi approvato dai governi degli stati allora membri della Comunità Europea? Gli stessi stati, gli stessi governi della Comunità Europea nel 1988 danno vita al Comitato Delors, cioè il comitato presieduto dal Jacques Delors, da colui che guidava la Commissione europea, e affiancato dai governatori delle banche centrali della Comunità europea, quindi la Bundesbank, la Banca d'Italia, la banca spagnola, francese, inglese e così via, due commissari europei e tre esperti indipendenti. Questa Commissione doveva studiare un progetto, fare una proposta che poi sarebbe stato analizzato. La storia dell'interazione europea, la storia della comunità e anche dell'Unione Europea è piena di proposte, progetti ben fatti, ben elaborati, interessanti, razionali, logici, che però sono stati spesso accantonati dalla volontà degli Stati membri, dei governi degli Stati membri, o anche dalla volontà dei cittadini, come vedremo, pensiamo, e ne parleremo dopo, alla cosiddetta Costituzione europea che è stata messa da parte per la volontà dei cittadini di due Stati della Comunità europea. Non c'era quindi nulla che garantisse il buon esito del lavoro del Comitato Delors, che termina nell'aprile del 1988, no, 89, con la presentazione del rapporto Delors, cioè del rapporto che appunto, un rapporto molto interessante, un po' tecnico ma certamente interessante, che promuoveva appunto una serie di tappe e di principi e di meccanismi da utilizzare per arrivare appunto alla nascita della unificazione economica e monetaria. Il Comitato Delors sin dall'inizio si scontrò con l'opposizione di uno dei suoi più importanti esponenti, ovvero sia con l'opposizione della Bundesbank.
Noi siamo abituati, o per meglio dire, una certa vulgata anche europeista, eurocritica, euroscettica, eurofobica, è abituata a considerare l'euro e l'unificazione economica e monetaria come una sorta di complotto ordito dai tedeschi per governare e dominare l'Europa attraverso la politica monetaria. Diciamo intanto che la Bundesbank all'inizio di questo processo era risolutamente contraria a cedere la sovranità monetaria della Germania ad una entità sovranazionale, così come ovviamente si prefigurava nel Comitato dell'Euro e come poi avverrà. In particolare il suo presidente, Karl Otto Pohl, che fu presidente della Bundesbank tra 1980 e 1991, fu un deciso oppositore, fino a un certo punto, del progetto avanzato da Jacques Delors. Perché? Perché la Bundesbank non aveva nessuna intenzione di dare, concedere, cedere la sovranità monetaria ad una entità sovranazionale che presumibilmente avrebbe difeso anche gli interessi di paesi tradizionalmente poco attenti al bilancio, poco attenti ad una gestione appunto attenta, razionale della politica monetaria, quali erano in particolare i paesi del Sud Europa, ma la Francia compresa, la Francia compresa. Quindi iniziamo col dire che non c'era, disattivo la telecamera come mi viene richiesto, non c'era il sostegno della Bundesbank, che difendeva il marco tedesco. Difendeva il marco tedesco, che da sempre per i tedeschi era un simbolo della prosperità raggiunta nuovamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Che cosa accade però che sposta, diciamo, la bilancia a favore della unificazione economica e monetaria? La nascita dell'euro, la nascita della unificazione economica e monetaria è in primo luogo una decisione politica, presa dalla politica, presa dai grandi leader politici, poi vedremo quali erano, che guidavano, governavano i paesi della comunità europea a quel tempo. Alla base di questo shift, di questo cambiamento nella politica europea, di una decisa adozione di una prospettiva volta alla nascita della politica monetaria unica, unificata, vi è un evento epocale. E l'evento epocale è il crollo del muro di Berlino, che avviene il 9 novembre del 1989, che modifica completamente il contesto europeo e ovviamente mondiale. Come ha detto prima il professor Caviglia, il processo di integrazione europea nasce in primo luogo, non esclusivamente, ma in primo luogo per porre soluzione al conflitto franco-tedesco, per porre una soluzione alla questione tedesca. Il processo di integrazione europea, sin dall'inizio, è strettamente connesso alle dinamiche della guerra fredda. Secondo molti studiosi, e io penso che abbiano una buona parte di ragione, anche se non diciamo completamente, la guerra fredda, il confronto bipolare tra est ed ovest, tra Unione Sovietica e suoi alleati, e Stati Uniti, sarebbe meglio dire Unione Sovietica e i suoi satelliti, e Stati Uniti e i suoi alleati, questo confronto è fondamentale per lanciare il processo di integrazione europea, è cruciale. Quindi, dal 1950, dalla dichiarazione Schuman, al 1989, il processo di integrazione europea si sviluppa all'interno di questo contesto. Contesto caratterizzato dalla guerra fredda. Lo origina in larga misura e in parte ne spiega anche l'evoluzione. Nel 1989 il muro che simboleggiava la divisione del mondo in due blocchi e che simboleggiava la guerra fredda crolla. Rapidamente, come sappiamo, crollano i regimi comunisti dell'Europa centrale e orientale, crolla, cade la cortina di ferro. Alla fine del 1991 si compie ciò che pareva impossibile, ciò che nessuno aveva immaginato, ovvero il crollo, la dissoluzione della Unione Sovietica. Quindi tra il 1989 e il 1991 il mondo cambia. Cambia l'Europa, ma cambia il mondo. E deve cambiare anche la comunità europea e il processo di integrazione europea. Qui vedete chiaramente, e poi lo vedremo meglio, spero, anche nel seguito di questa presentazione, come un evento epocale che accade all'esterno dell'integrazione europea, nel senso che non è un evento su cui l'integrazione europea, su cui la comunità europea, chiedo scusa, abbia un'influenza almeno diretta, ebbene cambia il quadro complessivo e obbliga a ripensare il processo di integrazione europea. E come lo si ripensa questo processo di integrazione europea? Chi lo ripensa?
Ora, qui io semplifico molto, ovviamente, e mi perdonerete, torno a ripetere che sono pronto poi a provare ad articolare maggiormente qualora ci fossero delle domande. E i principali protagonisti della riformulazione della Comunità Europea sono queste due persone, François Mitterrand e Helmut Kohl. È abbastanza intuitivo il fatto che François Mitterrand temesse all'inizio il processo che avrebbe portato alla riunificazione tedesca, perché era chiaro che il crollo del muro di Berlino avrebbe avuto come esito fondamentale per l'Europa e per il mondo, la riunificazione della Germania, quindi la ricostituzione di una grande Germania all'interno nel cuore dell'Europa. François Mitterrand inizialmente ha una posizione molto prudente, se vogliamo dire così, se per alcuni persino ostile, nei confronti del processo di riunificazione tedesca, perché era evidente che questo, dagli occhi dei francesi di François Mitterrand, poneva un problema di rapporti con la Germania, riproponeva la minaccia tedesca, E dall'altro lato, l'altro protagonista di questo processo, ovviamente favorevole alla riunificazione tedesca, era Helmut Kohl, il cancelliere tedesco che guidava la Germania a partire dal 1982 e che vide nella riunificazione tedesca non solo un evento inevitabile, auspicabile e dovuto, ma anche una grandissima occasione per rilanciare il suo ruolo in Germania e nel mondo. Questi due personaggi che guidavano i due paesi cruciali per l'allora comunità europea, avevano quindi punti di vista diversi sulla riunificazione tedesca. Preciso che Mitterrand non era l'unico leader europeo contrario o perplesso nei confronti della riunificazione tedesca. Margaret Thatcher, la prima ministro britannica, era risolutamente avversa e anche il governo italiano, in particolare Giulio Andreotti, inizialmente prese posizioni abbastanza prudenti nei confronti di questo processo. Che cos'è che risolse questa diatriba potenziale, che poi fu potenziale fino a un certo punto, che risolse, che diciamo dette, offrì la soluzione in qualche modo a questo dilemma di come gestire questa nuova questione tedesca? Voi vedete che all'inizio del processo di integrazione europea c'è la guerra fredda e c'è la questione tedesca. E il processo di integrazione europea avviene all'interno della guerra fredda e serve a risolvere la questione tedesca, cioè come reinserire la Germania sconfitta alla fine della seconda guerra mondiale, che per tre volte aveva agitato i sogni dei francesi e degli europei. Nel 1870-71 i tedeschi avevano combattuto una guerra nell'ambito della riunificazione tedesca, nel 1914 avevano combattuto fino al 18 la guerra mondiale, la prima guerra mondiale, nel 1940 avevano di nuovo invaso la Francia. C'era una questione tedesca e questa questione tedesca che, diciamo, si ripropone in nuovi termini, si ripropone in nuovi termini nel 1989-90, in un contesto però diverso perché non c'è più la guerra fredda. La guerra fredda sta avvenendo meno. E la soluzione la offre come nel 1950, seppur in un contesto diverso, ripeto, il processo di unificazione europea. Occorre risolvere la questione tedesca rafforzando i legami, i vincoli che uniscono la Germania agli altri paesi europei. Si ripropone il vecchio dilemma del grande scrittore tedesco Thomas Mann, o cioè un'Europa tedesca, cioè una Europa dominata dalla Germania o una Germania europeizzata, cioè una Germania che accetti di far parte di un contesto, di una cornice più ampia, in modo da rassicurare i suoi vicini europei, come nel 1950, tra 1989 e i primi anni 90, la scelta che le lungimiranti classi politiche europee del tempo fanno è quella di europeizzare la Germania. Come europeizzarla? Perché in fondo la Germania era già parte della comunità europea. E cosa si poteva fare di più per tranquillizzare maggiormente i popoli europei di fronte a questa alla creazione della Grande Germania? Per esempio, c'era la soluzione sul piatto, in qualche modo sul tavolo, e la soluzione era creare l'euro, cioè
trasformare la grande potenza monetaria ed economica tedesca, governata e gestita autonomamente dalla Bundesbank e dal governo tedesco, in una politica monetaria condivisa con tutti gli altri stati europei. In una parola, in una espressione, in una formula, comunitarizzare il marco, comunitarizzare la politica monetaria tedesca, creando appunto una unione economica e monetaria. Mitterrand spinse molto su questo. Per Mitterrand questo era una condizio sine qua non per accettare la riunificazione tedesca, e la Francia aveva voce in capitolo insieme alla Gran Bretagna, agli Stati Uniti, alla Unione Sovietica e alle due Germanie sul processo di riunificazione della Germania, e in qualche modo Kohl accettò, non in qualche modo, Kohl accettò questo obiettivo e piegò la resistenza della Bundesbank. Impose alla Bundesbank la rinuncia all'autonoma, alla indipendente politica monetaria tedesca, al fine di compiere un processo di riunificazione nazionale in un contesto europeo benevolo e pacifico nei confronti di questo processo che veniva percepito da molti come potenzialmente minaccioso. Quindi l'idea di tecnocrati come Padoa-Schioppa, di un personaggio come Jacques Delors che guidava la Commissione europea, diciamo, questa idea agitata da molti, ma che trovavano ostilità in altri ambienti nazionali, venne fatta propria dai grandi leader europei, perché la europeizzazione ulteriore della Germania, scelta politica, consentiva appunto di promuovere questo processo, in via pacifica e accettata da tutti gli europei. Ma la fine della guerra fredda non poneva soltanto un problema relativamente alla europeizzazione della Germania attraverso la nascita della Unione Economica e Monetaria, poneva anche problemi diversi perché, diciamo, inseriva l'Europa in un mondo nuovo. E questo mondo nuovo era caratterizzato anche da eventi che accadevano lontano dai confini europei, ma anche vicino ai confini europei. Faccio riferimento in primo luogo a quanto accade a partire dal 1991, ovvero le sanguinosissime, vorrei dire truculenti, guerre che si combattono nella ex Jugoslavia, si combattono ad un passo dai confini dell'Europa comunitaria. E questi eventi, insieme ad altri, in particolare il graduale venir meno appunto del conflitto bipolare, sembrano imporre all'Europa Unita la necessità di assumere una posizione più assertiva, più propositiva, più importante, più rilevante all'interno dello scenario internazionale, tanto nei circoli europei ed europeisti quanto all'interno delle cancellerie europee. Sembra arrivato il momento di conferire alla comunità europea una politica estera comune, che consenta all'Europa in qualche modo di svolgere un ruolo nuovo, più importante, più decisivo, così come richiesto da questo mondo nuovo che esce dalla dissoluzione del blocco comunista in Europa e poi in Unione Sovietica. E tutto questo dà vita, diciamo, fa sì che i leader europei del tempo elaborino, promuovano, organizzino due conferenze intergovernative, due conferenze intergovernative separate, una che avrebbe dovuto portare alla unificazione economica e monetaria, l'altra che avrebbe dovuto portare a quella che si chiamava la unificazione politica e che sostanzialmente mirava a provare a elaborare una politica estera e di sicurezza comune per l'Unione, per la Costituente. Scusate, penso ci sia un problema perché non vediamo più il professore. Forse è uscito dalla stanza o si è disattivato qualcosa. 2 minuti che lo... Sì, no, lo sto leggendo che non lo vedete, anche io non lo vedo Mi più. sentite? Ora sì, ecco, l'avevamo Mi sentite? persa. È tornato il collegamento, chiedo scusa. Quindi due conferenze intergovernative, una dedicata all'Unione Economica e Monetaria, una dedicata alla cosiddetta Unione Politica. Tutto questo, che
Qui ovviamente sintetizzo, prende forma nel Trattato di Maastricht. Il Trattato di Maastricht viene siglato nel 1992, è composto di tre pilastri, è una struttura complicatissima persino per chi studia queste cose da tanto tempo. Questi tre pilastri erano la Comunità Europea, tutto ciò che la Comunità aveva fatto a partire dal 1952 in avanti, e due pilastri nuovi, la politica estera e di sicurezza comune da un lato e giustizia e affari interni dall'altro. Brevemente, mi concentro molto brevemente sulla PESC, la politica estera e di sicurezza comune, per dirvi che i risultati in questo campo furono inferiori rispetto alle attese, perché in realtà, qui semplifico molto, la Unione Europea, ormai costituita, anche se andava approvato il trattato, Unione Europea aveva sì formalmente una politica estera e di sicurezza comune, ma era molto debole e molto difficile da applicare perché, in sintesi, le decisioni venivano prese alla unanimità ed era molto difficile evidentemente mettere d'accordo 12 Stati membri, quanti erano allora gli Stati della Unione Europea, per decidere su azioni comuni condivise nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. Ma il Trattato di Maastricht ovviamente ebbe altre conseguenze, altre implicazioni, la prima delle quali fu appunto che prese il via il processo che pochi anni dopo, una decina di anni dopo, avrebbe portato alla nascita della Unione Economica e Monetaria e della moneta unica. Questo è il modo in cui la stampa tedesca accolse le decisioni prese a Maastricht e la firma del trattato di Maastricht. Questa è la Bild Zeitung, che è un giornale, un tabloid che vende più di 5 milioni di copie al giorno, credo sia il giornale, il quotidiano più diffuso in Europa, cioè quello che vende di più, e vedete che, diciamo, l'opinione pubblica tedesca, se ammettiamo, come credo sia giusto fare, che la Bild Zeitung era rappresentativa di una ampia fetta dell'opinione pubblica tedesca, era tutt'altro che felice della rinuncia al marco e della nascita dell'euro. Si parlava di una campana funebre che suonava a morto per il simbolo della prosperità tedesca, del miracolo economico tedesco e così via. E questo è abbastanza interessante, perché l'idea che avevano gli altri paesi della comunità europea, i cittadini, l'opinione pubblica degli altri paesi della comunità europea, spesso era esattamente contraria, cioè si pensava all'euro come una costruzione appunto adottata per favorire i tedeschi. Maastricht stabiliva i criteri di convergenza, non mi dilungo troppo su questi, se non per dirvi che è vero, e questo credo sia indiscutibile, che i criteri stabiliti a Maastricht seguivano, diciamo, un modello tedesco. Il modello era quello tedesco, un modello rigido che prevedeva limiti al debito interno rispetto al PIL, limiti al deficit annuale e inflazione contenuta. E questo in un certo senso era la moneta di scambio ottenuta dai tedeschi per appunto accettare l'euro. Noi accettiamo l'euro, noi rinunciamo al simbolo della nostra prosperità, il marco, ma allo stesso tempo vogliamo che l'euro assomigli quanto più possibile, il modo ovviamente di gestirlo e di governarlo, assomigli quanto più possibile al marco. I negoziati su questo furono abbastanza importanti, abbastanza difficoltosi, abbastanza intensi, perché naturalmente il punto di vista tedesco era osteggiato, respinto dagli altri stati, da una parte degli altri stati, in particolare dalla Francia. La Francia aveva una tradizione diversa dal punto di vista della politica monetaria rispetto a quella della Germania. I rapporti della Banca Centrale Francese e il mondo politico, diciamo, erano più stretti rispetto a quelli che si erano instaurati nel tempo tra la Bundesbank e il governo tedesco. La Bundesbank godeva di un'assoluta autonomia, come poi godrà appunto la Banca Centrale Europea. La Francia alla fine accettò l'impostazione tedesca per tutta una serie di motivi, il più importante dei quali in realtà era il fatto che già prima che nascesse la Banca Centrale Europea, già prima che nascesse l'euro, le decisioni che venivano prese dalla Bundesbank avevano una influenza sulla politica monetaria di tutti gli altri paesi della comunità europea. Questo è qualcosa che gli anti-europeisti spesso dimenticano. Ciò che decideva la Bundesbank
nella comunità europea, prima che nascesse la Banca Centrale Europea e l'euro, influenzava ciò che poi avrebbero dovuto fare le altre banche centrali europee. E allora i francesi fecero un calcolo molto semplice e dissero: beh, noi non abbiamo nessuno ovviamente dentro la Banca Centrale Tedesca e non possiamo certo influire sulle decisioni prese dalla Banca Centrale Tedesca, ma se nascerà una Banca Centrale Europea, noi avremo un nostro rappresentante dentro la Banca Centrale Europea e potremo quindi influenzare la politica monetaria sul piano europeo, evitando che questa sia influenzata dalle decisioni prese dai tedeschi dentro la Banca Centrale Tedesca. I francesi quindi accettarono questa impostazione e questa impostazione poi entrò nel Trattato di Maastricht. Il Trattato di Maastricht ovviamente doveva essere approvato secondo secondo gli ordinamenti nazionali, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti nazionali. E l'approvazione del Trattato di Maastricht avvenne in un momento estremamente complesso, estremamente complicato, per tutta una serie di motivi, in particolare motivi economici e finanziari, come vedete. Nel 1992 l'Europa fu travolta da una serie di disordini monetari. Il punto focale fu quanto avvenne in Francia, l'approvazione francese. Perché fu fondamentale? Fu fondamentale perché il presidente della Repubblica francese, François Mitterrand, decise, senza che ce ne fosse un obbligo, perché volle farlo lui, di sottoporre l'approvazione del Trattato di Maastricht al referendum popolare. Al referendum popolare. Lo fece per motivi di politica interna, lo fece perché voleva passare alla storia. Mitterrand era malato, molto malato, sapeva che non aveva molto tempo da vivere e voleva passare alla storia come non solo un grande presidente francese, quale effettivamente è stato, ma come un grande presidente europeo, una grande figura europea. François Mitterrand propose questo referendum e inizialmente pareva che i cittadini francesi fossero disponibili largamente ad approvarlo, ma con l'approssimarsi della data del referendum, che si sarebbe svolto nel settembre del 1992, i sondaggi mostravano che la percentuale di coloro che respingevano il Trattato di Maastricht, che avrebbero detto no all'approvazione del Trattato di Maastricht, e il no all'approvazione del Trattato di Maastricht avrebbe significato la fine del trattato, perché occorreva un'approvazione unanime, allora Mitterrand si impegnò direttamente nella campagna elettorale. E ciò che è estremamente interessante è che François Mitterrand, per convincere i suoi cittadini che occorreva approvare il trattato di Maastricht, ricorse a quella che possiamo definire una falsa informazione o una bugia. E questa bugia è estremamente interessante, non perché i politici non possano dire bugie. Io sono una persona, diciamo, estremamente realista e capisco che se si ha in mente un disegno, un obiettivo che si considera benefico, positivo, virtuoso, si può provare a convincere i cittadini dei benefici di quel disegno, di quel progetto, anche facendo ricorso ad argomenti fuorvianti. Ma è interessante questo argomento fuorviante proposto da Mitterrand durante la trasmissione televisiva, perché ci rivela indirettamente qual era la preoccupazione dei francesi e qual era la preoccupazione principale della classe politica francese per cercare di convincere i propri cittadini. Cosa disse François Mitterrand? Lo vedete scritto qui, in risposta a una domanda formulata da una signora che era parte del pubblico durante questa trasmissione. Mitterrand disse che sarebbe stato il Consiglio europeo, cioè i capi di Stato di governo, cioè la politica, a decidere delle scelte della Banca Centrale Europea. E questo era falso, di fatto, perché la Banca Centrale Europea, così come era stata elaborata nel Trattato di Maastricht, come sappiamo, godeva di un'assoluta, totale indipendenza rispetto al Consiglio europeo, rispetto alla politica. Ma perché Mitterrand fa ricorso a questa affermazione, a questo argomento chiaramente fuorviante? Fa ricorso a questo argomento fuorviante perché in Francia, come altrove, a quel tempo il principale argomento di coloro che
mettevano in discussione l'utilità della ratifica del trattato di Maastricht era l'idea che quel trattato e la moneta unica diciamo, corrispondevano ad un disegno tedesco, ad un disegno di germanizzazione dell'Europa. Un disegno di germanizzazione dell'Europa che avrebbe portato al dominio dei tedeschi, della Bundesbank, del governo tedesco e dell'economia tedesca sulle altre economie di quel tempo. Non è un caso che uno degli argomenti principali citati appunto dall'euroscetticismo che inizia a mostrarsi proprio in coincidenza con il Trattato di Maastricht fosse appunto il fatto che tornava il pericolo tedesco. Così come negli anni 30 con Hitler o alla vigilia della Prima Guerra Mondiale con la Germania Guglielmina, tra il 1991, 1989 e 1992-93 si era di nuovo di fronte a un tentativo tedesco, stavolta non con i carri armati, non con l'esercito, non con la guerra, ma attraverso appunto l'integrazione europea, di riguadagnare una posizione egemonica all'interno della Europa comunitaria. E lo strumento appunto era la Banca Centrale Europea. Questi temi vennero agitati durante il referendum francese e la Francia approvò con una strettissima, il popolo francese approvò con una strettissima maggioranza il trattato di Maastricht. Prima di quel referendum ve ne fu un altro in Danimarca e stavolta i cittadini danesi bocciarono il trattato e fu necessario allora un ulteriore negoziato e Consiglio europeo per concedere alla Danimarca uno status speciale all'interno della Unione Europea, ciò che consentì al governo danese di riproporre il referendum, e stavolta il referendum la seconda volta dette esito positivo, ma questo dimostra che le opinioni pubbliche, i cittadini, cominciavano ad assumere un atteggiamento diverso, più negativo, più problematico, più conflittuale nei confronti del processo di integrazione europea. La ratifica fu molto contestata anche in Gran Bretagna, dove non si fece ricorso al referendum, che non fa parte della tradizione di quel paese, anche se sappiamo che già nel 1975 la Gran Bretagna aveva adottato un referendum sulla partecipazione del paese alla Comunità Europea e nel 2016 di nuovo la Gran Bretagna utilizzerà quello strumento e sappiamo come è andata a finire, ma nella Camera dei Comuni britannica il dibattito fu molto acceso e il primo ministro del tempo, John Major, fu obbligato a porre la questione di fiducia per convincere i riottosi membri, deputati, parlamentari del suo stesso partito, il Partito Conservatore, ad approvare il trattato che fu infine approvato in Gran Bretagna, ma con un margine estremamente stretto anche in quel caso. Maastricht è quindi all'origine di un processo che oggi è sotto gli occhi di tutti, un processo che viene definito con una parola inventata in Gran Bretagna da un giornalista britannico nel 1985, e cioè l'euroscetticismo. E Maastricht è all'origine dell'euroscetticismo, della, diciamo, emergere di questo fenomeno. Da lì in poi il processo di integrazione europea, quindi Maastricht entra in vigore nel novembre del 1993, da lì in poi si avvia ovviamente una serie di grandi cambiamenti che riassumo molto molto brevemente: l'allargamento ai paesi dell'Europa centro-orientale, che si perfeziona il primo grande allargamento tra il 2004 e il 2007, quando l'Europa passa da 15 a 27 Stati membri, saranno 28 a partire dal 2013 con l'ingresso della Croazia, poi di nuovo 27 quando la Gran Bretagna è uscita. Questo evidentemente poneva grandi problemi perché il crescente numero di paesi membri della Unione Europea ovviamente poneva problemi di gestione e di governo della comunità europea, della Unione Europea, e questi problemi si prova a risolverli con la Costituzione Europea. La Costituzione Europea era un tentativo di semplificare i meccanismi decisionali della Unione Europea, in particolare,
di accrescere la legittimità democratica e la trasparenza dell'Unione Europea, di rispondere in qualche modo anche a questo crescente euroscetticismo e contestazione del processo di integrazione europea. È la Convenzione Europea, guidata dal Presidente Valéry Giscard d'Estaing, che promuove questi obiettivi, vedete la semplificazione dei trattati al fine di renderli più chiari e meglio comprensibili senza modificarne la sostanza, un accrescimento del ruolo dei parlamenti europei per diminuire il cosiddetto deficit democratico e quindi l'idea della distanza tra cittadini e istituzioni comunitarie e quindi migliorare e garantire la legittimità democratica. La Convenzione europea fece un lavoro molto impegnativo e qui chiudo in anticipo rispetto a quanto avrei pensato, ma il tempo scarseggia. Ancora una volta il governo francese, insieme a quello olandese, decisero di sottoporre al referendum popolare il testo della Costituzione europea. La Francia votò e la Francia respinse stavolta con una certa larghezza, quasi il 55% dei contrari, il trattato costituzionale. Lo stesso fecero i cittadini dei Paesi Bassi, dell'Olanda. E quindi la Costituzione europea, e sto per chiudere, venne accantonata, anche se poi gran parte del suo contenuto fu ripreso dal Trattato di Lisbona, che attualmente è la base giuridica attuale della Unione europea. Perché i cittadini francesi in particolare decisero di respingere questa Costituzione? Per capirlo, e con questo chiudo, perché questo, diciamo, ripropone alcuni temi dell'euroscetticismo dei giorni nostri, possiamo fare riferimento alle prime cinque motivazioni addotte dai cittadini francesi per dire no alla Costituzione europea, che, ripeto, aveva come obiettivo quello di semplificare i trattati, renderli più comprensibili, avvicinare i cittadini alle istituzioni comunitarie, diminuendo il gap, il deficit democratico. Semplicemente perché i cittadini francesi, oltre ovviamente a voler punire il governo francese del tempo, perché non c'è alcun dubbio che nella scelta dei cittadini francesi c'erano anche questioni di politica interna, ma la gran parte dei cittadini francesi che respinsero il trattato lo fece sulla base di una considerazione. L'Unione Europea, creata a Maastricht, non proteggeva i loro diritti, non proteggeva lo Stato sociale francese, indeboliva l'economia francese e non garantiva diciamo, i diritti, la sicurezza sociale che invece lo Stato francese e anche la comunità, la vecchia comunità europea, avevano nel tempo garantito e consentito ai cittadini di quel francese. Quindi, come vedete, effetti negativi sui livelli di occupazione, riallocazione delle imprese francesi, delle ditte francesi fuori dai confini francesi, perdita di lavoro, indebolimento della situazione economica francese e così via. Quindi, in definitiva, tutto questo rispondeva alla opposizione a quel fenomeno che Daniele Cavida ha evocato alla fine del suo intervento e al cui interno l'Unione Europea si collocò con chiarezza, ovvero il processo di globalizzazione. Con questo voto e con queste motivazioni, l'euroscetticismo faceva la sua definitiva apparizione nello scenario europeo del tempo e tutto questo poneva nuovi problemi. Grazie mille, professor Pasquinucci. Ringrazio tutti e due i professori perché entrambi gli interventi sono stati molto interessanti, ma principalmente ci hanno dato il quadro storico di quello che è stato il processo dell'integrazione europea e ora man mano potremo vedere anche gli altri step per arrivare poi man mano al tema della nuova programmazione dei fondi europei. Ho visto che non ci sono domande, però ci sono stati moltissimi commenti che i partecipanti sono scambiati tra di loro. Va molto bene, questa è una cosa che ci piace molto, l'interazione.
Prima però di lasciarvi, lascio di nuovo la parola alla mia collega Roberta Chiappe, che nel frattempo ha preparato qualche slide sulla Grazie Claudia. piattaforma perché Allora, voleva buongiorno a chiarirvi tutti. alcuni punti della piattaforma che potrebbero essere meno chiari. Prego Roberta, vai. Vedo che abbiamo raggiunto un numero di circa 500 partecipanti in questo webinar, quindi siete moltissimi. Nel corso siete già circa 600, quindi sarà un corso, devo dire, molto partecipato e ne siamo contenti. Allora, il nostro obiettivo è stato creare un ambiente su Moodle, l'ambiente online, nel quale voi potrete, dal quale potrete partecipare ai webinar, ma troverete anche gli altri materiali, quindi creare un ambiente che fosse il più possibile semplice. Io ve lo descriverò, poi voi potete, chi non fosse ancora entrato su Moodle, perché è entrato solo stamattina all'ultimo nel webinar, può comunque accedere, anzi vi suggerisco di accedere subito dopo il seminario, e così potete trovare i materiali che adesso vi spiegherò. Allora, questa è la home page del corso nella quale voi accederete. Una volta che avrete inserito, come sapete, i codici che usate per eventi PA, avrete digitato anche la chiave di iscrizione che vi è stata fornita. Nel frattempo, se avete dei dubbi, potete scrivere le vostre domande in chat, così rispondiamo poi alla fine. Allora, nell'ambiente online cosa trovate? Vedete, trovate in alto notizie, questi che vedete cerchiati in rosso sono tre forum di discussione. Allora, vi dico subito che quello nel quale noi staff inseriremo tutte le notizie riguardanti i webinar e le attività, insomma le novità del corso, è il forum notizie. E di questo forum notizie voi riceverete copia nella vostra email dei post che vengono inseriti. Mentre il forum di discussione è il forum nel quale potete discutere sui contenuti proposti durante il corso, e il forum tecnico è quello nel quale potete segnalare se avete dei problemi tecnici per la partecipazione al corso. Vi suggerisco inoltre di cliccare sulla voce programma che vedete lì in alto, sempre accanto ai forum, perché vedrete tutto il programma del corso che era già lo stesso che c'era anche nella scheda di eventi PA. Allora, quello che è più sotto, in basso, sotto i forum, quello che vedete è il link al webinar di oggi. Quindi ora vi faccio vedere. In pratica, nella home page del corso, voi troverete proprio uno sotto l'altro, vedete come sono scritti qua, primo, secondo, eccetera, tutti i link agli otto, diciamo, alle otto sezioni degli otto webinar. Vediamo cosa trovate dentro la sezione del webinar. Questa è la sezione, se cliccate quindi se cliccate sul titolo, appunto, primo, le principalità per l'evoluzione dell'Unione Europea, cosa trovate? Accedete ad una pagina a partire dalla quale trovate proprio il link per partecipare al webinar. Quindi per i prossimi seminari voi non riceverete più un'email così come avete ricevuto stamattina e che abbiamo fatto solo perché molti di voi non erano ancora entrati su Moodle, quindi non riceverete più un'email, ma dovrete accedere direttamente a partire dal corso. Quindi da questa pagina voi vedete, come ho scritto, il link di accesso al seminario. E rispondo già a una delle domande che avete fatto, se troverete anche la registrazione del webinar, e la risposta chiaramente è sì, perché come vi diceva Claudia, all'inizio del webinar vale anche ai fini dell'attestato del corso, voi potete vedere anche il seminario registrato. Quindi nello stesso punto dove trovate il link per accedere al seminario, dopo il webinar voi troverete il link alla registrazione. Vedo che i colleghi stanno mettendo in chat tutti i link che avete chiesto, mentre però quello che vi volevo dire è che voi trovate quindi il link per partecipare al seminario e poi la registrazione, ma per ogni webinar trovate anche dei materiali di approfondimento. Quelli che vedete qua sono quelli che vi proponiamo oggi, la storia dell'Unione Europea, l'Europa in 12 lezioni, sono materiali a partire dal sito della Commissione, quindi sono sempre molto interessanti. In genere sono materiali che ci suggeriscono i nostri docenti, così come, altra domanda che avete fatto, troverete anche le slide dei relatori.
sempre in questa sezione. Quindi diciamo che per ogni seminario, per ogni webinar, ci sarà una sezione nella quale voi troverete tutto. E quello invece che vi volevo far vedere adesso è il forum notizie. Quindi il forum notizie è quello nel quale vi dicevo, noi staff, in particolare Fabio Ballor, che è colui che vi segue, che vi fornisce l'assistenza, in particolare tecnica, ma non solo per questo corso. Quindi Fabio ogni settimana metterà un messaggio sul forum notizie nel quale vi dirà, vi ricorderà, perché voi sapete già, anche perché i seminari si svolgono, i webinar si svolgono ogni giovedì alle 9:30, abbiamo tenuto lo stesso giorno e lo stesso orario proprio in modo tale che per voi diventi sia un appuntamento fisso nelle vostre agende da ora sino ai primi di maggio, perché come sapete questo corso dura 2 mesi, quindi troverete un messaggio ogni settimana in cui Fabio vi dice, vi descrive, vi presenta il seminario della settimana e vi dirà come accedere. Quindi nel messaggio che trovate ad esempio oggi, potete andare anche nell'ambiente online e vedere voi stessi, poi più tardi nel messaggio di oggi ad esempio Fabio descriveva proprio il seminario e come sareste potuti accedere. E, quindi direi che non abbiamo, per il momento non ho altro da dirvi. Ah sì, devo dirvi un'altra cosa, che oltre ai webinar, questo è quindi anche ai materiali di approfondimento che avete visto. In questo corso ci saranno anche dei quiz, cioè per ogni seminario online è previsto poi successivamente l'erogazione di un brevissimo quiz. Ogni quiz prevede 5 domande, sono domande a risposta multipla, è soltanto un quiz che vi serve per una vostra autovalutazione anche sui contenuti che sono stati proposti, quindi non vi preoccupate, niente di difficile, e ognuno di voi avrà 3 tentativi per eventualmente quindi migliorare nel punteggio. E, non so se è stato detto in precedenza, per avere l'attestato di questo corso occorre aver partecipato o visto successivamente il 70% dei webinar, quindi dovrete aver partecipato in diretta o visto successivamente almeno 6 sugli 8 seminari online. Credo di aver detto tutto, non so se nel frattempo ci sono state delle domande. Claudia? Sì, c'è una domanda per il professor Pasquinucci che ora facilito al professor Pasquinucci. L'unica cosa che ti chiederei ancora, Roberta, se dai l'indicazione di nuovo, se ricordi, come potranno accedere al webinar della prossima settimana. Giusto un Certo, per refresh accedere al webinar della prossima finale. settimana voi non avrete che da andare sulla home page del corso, che è questa. Questa è la home page del corso e esattamente sotto questo che ora vedete come primo webinar trovate la descrizione del secondo webinar. Voi cliccate sul titolo, quello che adesso vi appare in blu, che è cerchiato in rosso, cliccate sul titolo e lì troverete il link. Chiaramente potrete accedere al webinar solo 5 minuti prima dell'inizio del seminario. E chiaramente noi non vi attendete più Esatto, una quello mail che da dicevo noi, perché prima, noi, ormai non più esatto, mandi, non manderemo più vi l'email, non dovete ricordare. manderemo più l'email, ma voi dovete accedere ogni volta dal webinar a partire da questo ambiente online del corso che vi stiamo facendo vedere. Esatto, quindi mi raccomando, ricordatevi l'appuntamento e ora vorrei invece chiedere gentilmente. Ah, un'ultima domanda per Roberta, poi facilitiamo la domanda al professor Pasquinucci. Ma al quiz come si Al quiz accede? si accede È a sempre partire, attraverso. esatto, sempre attraverso Moodle. Anche il quiz vi sarà poi descritto e spiegato da Fabio in un messaggio sul forum. Vedrete ben chiara nella sezione del webinar la parola quiz e quindi lì dovrete soltanto cliccare e rispondere alle domande. Non sarà niente di complicato, ma Perfetto, metteremo un molto messaggio per spiegarlo. gentilmente. Prego. Grazie Roberta, grazie mille per questo aiuto perché purtroppo stamattina non ha funzionato il collegamento web e quindi
almeno vedere le slide è stato molto, molto utile, grazie mille. Volevo invece chiedere al professor Pasquinucci un attimo di ricollegarsi sia con webcam che con microfono, perché abbiamo una domanda da parte di un partecipante, di Federico, che ci dice: non le sembra che l'Unione Monetaria Europea si ispiri ai principi del liberalismo economico e non ai principi keynesiani? Quindi vorremmo conoscere la sua opinione. Mi sentite? Sì, la sentiamo, prego. Allora, sì, io provo a rispondere, immagino di dover essere rapido. Vorrei anche poi un conforto da parte dei colleghi di Daniele Caviglia, che sui temi di politica economica e di storia economica è molto più ferrato di me. La risposta, dal mio punto di vista, è sì, ovviamente, è ispirata ai principi del liberismo economico. Non credo ci siano dubbi su questo. Io ho anche l'impressione, diciamo, può darsi che sia un'impressione sbagliata, che molto spesso i cittadini, e non solo i cittadini, quando fanno riferimento al keynesismo, facciano riferimento anche al fatto che, diciamo, da uno Stato ci si attende anche, politiche sociali, ci si attende spesa pubblica per sostenere gli investimenti pubblici e così via. Non c'è alcun dubbio, credo, che a partire da Maastricht, ma anche prima in realtà, anche prima, ben prima, diciamo, Maastricht ha solo enfatizzato questo aspetto, il liberismo economico sia stato alla base dell'integrazione europea, che però, insomma, anche questo andrebbe articolato. La politica agricola comune che ha prima evocato il collega Daniele Caviglia era una politica che può essere definita una politica di welfare. Alcuni storici hanno detto che era una politica di welfare organizzata sul piano europeo per favorire l'ampia popolazione agricola del tempo. E al tempo gli agricoltori all'inizio degli anni 50, 60, la politica agricola comune è vero entra in vigore nel 1962, ma è concepita precedentemente e gli agricoltori erano numerosi. Quindi insomma le cose sono articolate, sono complesse. È vero comunque che da un certo punto in poi il liberismo ha prevalso. Se però si pensa al keynesismo appunto come spesa sociale, come debito pubblico, eccetera, beh, bisognerebbe anche ricordare che l'Unione Europea non è uno Stato. Ciò che sta facendo oggi l'Unione Europea per diciamo, aiutare le economie in tempi di pandemia è un evento importante, epocale, e bisognerà vedere poi cosa succederà con la fine della pandemia, ma non bisogna mai dimenticare che l'Unione Europea non è uno Stato, non ha un bilancio pubblico che consenta di lavorare troppo su questi temi, diciamo così, e infine non bisogna nemmeno dimenticare che gli stati, i governi sono gelosi custodi delle loro politiche di welfare, non intendono cederle perché le politiche di welfare significano consenso, consenso politico e consenso elettorale. Quindi la risposta è sì, però facciamo attenzione anche diciamo, a dimenticarci la complessità dell'articolazione della situazione. Credo che Daniele possa dire qualcosa anche di più sensato di quello che ho detto io, diciamo. No, no, ma io sono naturalmente più che d'accordo con te sulle tue osservazioni. Voglio soltanto fare una precisazione, cioè non è che si sceglie a un certo momento di seguire in qualche modo il modello tedesco solo perché i tedeschi sono più forti, ma si sceglie anche di seguirlo perché la Germania all'epoca era un paese di grande successo da un punto di vista economico e per cui si pensava che le politiche monetarie tedesche di quel tipo, basate su un certo tipo di soprattutto lotta all'inflazione, fossero le politiche monetarie giuste per tutti. Quindi le scelte che si fecero furono sicuramente il frutto dell'orientamento della Bundesbank, ma dall'altra parte furono anche il frutto di una scelta consenziente da parte dei governi degli altri paesi europei, in gran parte direi, su altre ci fu, come ci ha spiegato benissimo Daniele Pasquinucci, ci fu un compromesso. Ma in alcuni casi si decise, penso al caso dell'Italia, si decise di andare in qualche modo a rimorchio della politica monetaria tedesca e di accettare un certo tipo di vincoli esterni, perché questo era anche un modo per, come dire, governare la banca, scusate, governare la barca del deficit piuttosto che del debito pubblico italiano,
senza assumersi fino in fondo le responsabilità a livello nazionale, ma scaricando in un certo senso sull'Europa che cosa? Decisioni difficili da un punto di vista politico che avrebbero sottratto consenso, ma che tutti sapevano che prima o poi bisognava comunque fare. Ecco, questo è. Grazie mille. Purtroppo non possiamo accettare altre domande perché siamo un po' fuori tempo massimo. Lasciatemi 2 secondi per ringraziare tutti i partecipanti, benvenuti a questo percorso. Ringrazio chiaramente i relatori nel nome di professor Pasquinucci e professor Caviglia, ma consentitemi di ringraziare anche tutto lo staff che è stato numeroso, che ha lavorato dietro la preparazione di questo percorso, quindi la collega Roberta Chiapper, Raffaella Scordino, Giorgia Gasbarro, Stefania Mulas, Gianluca Finito e Fabio Ballor, che tutti in qualche modo hanno dato un contributo per fare in modo che noi potessimo avere questo percorso. Un'ultima informazione. Purtroppo oggi abbiamo avuto problemi di collegamento all'inizio anche con il dottor D'Eredità. Il dottor D'Eredità ci ha promesso che interverrà per un saluto ufficiale giovedì prossimo in occasione del secondo appuntamento, che vi ricordo è sulle istituzioni dell'Unione Europea. Quindi ancora grazie a tutti. Ci vediamo giovedì prossimo e come vi dicevo in apertura, se avete domande, mettete le vostre domande nel forum che così possano essere visibili anche a tutti gli altri colleghi. Grazie mille a tutti. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a voi tutti, Arrivederci. grazie, arrivederci alla prossima occasione, Grazie. arrivederci. Arrivederci, grazie.